e gli amici ti portano a Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buongiorno, carissimi fratelli e sorelle. Accogliamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 2, dal versetto 1 al 12. Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da 4 persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile». Amen. Oggi abbiamo iniziato il capitolo 2 del Vangelo secondo Marco. E in questo capitolo 2 iniziamo a vedere una serie di 5 controversie tra Gesù e il gruppo dei farisei e degli scribi. Ci sono circostanze differenti. Oggi e anche nell'ultima controversia avremo anche presente un miracolo, un segno prodigioso, una guarigione da parte di Gesù. E ogni volta ciò che caratterizza questi dibattiti tra Gesù e i farisei sono dei temi come il peccato, quello di oggi, la remissione dei peccati, la discussione sul digiuno e la discussione sul riposo sabbatico. Oggi vediamo che attraverso la guarigione di questo paralitico noi vediamo che Gesù manifesta al mondo, agli altri, che lui è il Figlio di Dio, che può perdonare i peccati e che può guarire il corpo, risanarlo. Accade un fatto molto importante. Prima ancora della guarigione, prima ancora del perdono da parte di Gesù nei confronti di questo paralitico, ci sono 4 persone. Noi potremmo dire 4 amici che hanno un amico in comune. Un uomo che non si può muovere da solo a causa di una terribile malattia. È un paralitico. Questi 4 amici hanno sentito parlare di Gesù, vogliono bene al proprio amico malato, decidono di fare un gesto inconsueto, anche un po' pazzo. Andare da Gesù, non semplicemente perché Gesù era in casa. La folla attorniava quella casa, tutto attorno e dentro era pieno. Come fare? Compiono questo gesto.
salgono sul tetto, e queste case sono delle case tipiche della Terra Santa, a quei tempi lì a Cafarnao, e quindi non era tanto difficile scoperchiare il tetto, non pensiamo ai nostri tetti, ma c'erano comunque dei bastoni, dei pali di legno e della terracotta, della paglia un po' particolare, che però custodivano le case dagli agenti esterni. Loro scoperchiano una parte del tetto, salgono su attraverso una scala esterna alla casa, salgono sul tetto. Immaginate che difficoltà anche questo amico loro paralitico, portarlo su questa scala, fino a sopra, attenzione a non cadere male sotto. Un sistema di corde, come farglielo calare, affinché non cadesse direttamente giù sopra Gesù o da qualche parte. Non è stato facile, ma questi quattro amici volevano a tutti i costi che il loro amico paralitico incontrasse Gesù. Volevano il meglio per il loro amico, e nel loro cuore il meglio significava incontrare Cristo, che poteva guarire e liberare. C'è stato un incontro. Allora oggi, dietro a questo miracolo, vediamo un fatto che entra nella nostra vita. Un fatto di quattro amici. Vediamo che cosa significa essere amici in Cristo. Che cos'è per noi cristiani il dono dell'amicizia, se non volere il meglio per l'altro? Ma anche gli amici nel mondo senza Cristo vogliono il meglio gli uni per gli altri. Ma chi è cristiano porta il proprio amico a Gesù, perché ha fiducia in Gesù. Gesù, vedendo la loro fede, perdona i peccati al paralitico e lo guarisce. L'amico porta l'amico da Gesù. Addirittura, se ieri abbiamo visto il lebbroso che è andato da Gesù spontaneamente con le proprie gambe dicendo: Gesù, guariscimi. Oggi vediamo che ci sono alcune malattie, infermità, blocchi in noi o negli altri che possono essere liberati e guariti soltanto attraverso gli amici che ti portano a Gesù. Ecco l'amico. Il libro dei Proverbi del Siracide parla molto dell'amico nell'Antico Testamento. Chi trova un amico trova un tesoro. Marco 2 ci insegna come essere amici degli altri, portarli a Gesù. E attraverso la tua fede, la tua amicizia, il tuo amico, la tua amica, verranno risanati, liberati e guariti. Chiediamo allora oggi al Signore questo grande dono. Vieni, Signore Gesù. Ti chiediamo di entrare nelle nostre vite. Entra, Signore Gesù, nella nostra casa. Entra in noi. Concedici di fare una nuova esperienza. Che chi è in te ama l'amico come tu lo ami. Chi è in te ha la forza, nello Spirito Santo, di portare coloro che sono nella prova e sofferenti a te, e tu li guarisci. Noi oggi ti chiediamo di poter essere degli amici veri, come tu lo sei stato per noi. Essere disposti a dare la vita, essere disposti a portare ciascuno di loro a te. E noi te li presentiamo, coloro che amiamo, le persone per le quali abbiamo un grande affetto nel nostro cuore. Signore, guariscili, liberali e usa ciascuno di noi per essere degli strumenti nelle tue mani di guarigione e liberazione. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oggi lo slogan dice: gli amici ti portano a Gesù. Invochiamo lo Spirito Santo per essere dei buoni amici e anche per avere dei buoni amici.
perché quando io sarò o mi sentirò paralitico, potrò avere delle persone che con tutte le loro forze e sacrificio mi porteranno a Gesù per essere guarito. Grazie per avermi accolto, buona giornata, a domani, ciao! Carissimi amici, volete sperimentare la potenza di Dio che libera e guarisce il vostro cuore? Vi invitiamo ad una giornata di guarigione interiore, dove Dio libererà il tuo cuore oppresso, scoraggiato, indurito e porterà la libertà. Domenica 14 gennaio a Torino e domenica 4 febbraio a Strona.